Ciao amici, lo so, siete abituati a vedermi che faccio i video dei gatti, ma niente, ho visto uno youtuber americano, inglese, non so di dove, mi sa canadese, che fa dei video così, dove gioca a Clash Royale e parla, mi è piaciuto, quindi ho deciso che voglio farlo anche io. Se vedete, sono epicamente da computer. Se mi volete aggiungere gli amici, non credo possiate, però il mio nome è Wobblecats. E niente, il mio obiettivo in realtà sarebbe arrivare a questa qui, questa emote qui, però ci vuole un botto, non so, mancano 15 giorni, vediamo se riusciamo ad arrivare. Facciamo tre partite, vi faccio vedere, no, a nulla. Faccio vedere il mio mazzo, allora, il mio mazzo vero è questo qui, infatti lo Ciao, metti subito mi piace e iscriviti per nuovi video epici. lo Clicca incolliamo anche la qua, campanellina per essere sempre mega aggiornato sui aspetta. video Wabbolmici. Il mazzo. Ecco, il mazzo vero e proprio è questo qua, dove io uso la zappa evoluta perché ogni 3 secondi mi trovo il tizio con le torre inferno o con il draghetto inferno. Poi uso lei perché, vabbè, è indistruttibile. I pipistrellini, gli sgherrini e tutto. No, Madonna. Dicevo, questi qui sono tutti bassi e poi ho due grandi. Lo so che non si fa, però mi ci trovo molto bene e sul. La modalità normale sono arrivato anche a 8350, poi ho perso tutto. Dicevo, quindi questi qui, i primi sono a livello, siamo bloccati a livello 11, ma è abbastanza facile. Facciamo tre partite, giusto per farvi vedere quanto sono forte. La mia strategia è molto molto semplice. Tiro lui, aspetto che lui faccia una mossa, lui farà sempre la mossa sbagliata nella sua vita perché non c'è una mossa giusta contro il peccone. Tiro la arcerina pirotecnica che è la carta credo più forte del gioco perché distrugge tutto. Quando ce l'hanno i nemici gliela provo a uccidere subito perché se no mi distrugge tutto. E poi niente, carico tutta la roba sotto il pecca perché tanto distrugge tutto. Quando la furia l'hanno. Allora, quando giocavo io, che io gioco da 8.000 anni, quando giocavo io la furia non faceva danno. Vedete, adesso ho sbagliato, ho tirato i pipistrellini. La furia non faceva danno. Ma poi magicamente hanno deciso di fargli fare danno, non si sa perché. Allora, questo qui usa la trivella Goblin, c'è anche l'evoluzione adesso, però so che è fortissima, ma costa 18.000 euro sbloccarla e io onestamente pago già il pass mensile. Mi aspettavo che questo mese hanno deciso di fare questa cosa così un po' crazy di fare la doppia evoluzione. Lui vabbè, c'ha la. Ma perché qui siamo. Ora, tutte le mie carte sono a livello 11, ma in realtà le mie sarebbero a livello 1 miliardo. Però lui, vedete, ce l'ha a livello 9. Vabbè, poverino, che ci può fare? Si è dovuto trovare me contro, che sono fortissimo, indistruttibile. Guarda, sì, io parlo, però intanto lui. No, ma vedete. Non c'è scampo adesso, io posso anche non giocare perché arriva lui, gli tira una manata. È finita. Quando c'è il peccone, non lo so, la mia combo preferita appunto è peccone e poi tizio gigante, gran cavaliere sopra che fa una distruzione di massa indecente che credo sia. Ci vuole 1 miliardo di elisir per avercela, però quando riesco ad averci quella combo, cioè vedete, se io tiro il peccone adesso, no? Carico e aspetto lui, aspetto 7 di elisir. Lui mi distrugge le truppe basse, cioè nel senso, poi vabbè, c'è la Tesla evoluta che è indecente, anche questa qui. Mi distrugge le truppe, quelle ad aria, tipo gli scheletrini e che ne so, l'orda di goblin. Me le distrugge lui mentre che il peccone non ce la farebbe perché è a colpo singolo. Vabbè, questo qui è un must in tutti i mazzi, credo. Cioè, secondo me, se non hai il tizio grosso, o sei bravissimo come appunto lo youtuber che seguo io, oppure non lo so. Questo lo vinciamo con un tronco ben piazzato. E niente, abbiamo vinto, distrutto, spaccato, aperto in due, come sempre. Niente, non lo so. Ditemi se vi piacciono questi video perché io. Non so, sì, a caso ho deciso di farli, però mi andava. Apriamolo, vai, apriamolo giusto per darvi un po' di emotions. Come sempre non c'è niente.
Ottimo. Niente che mi interessi. Cos'è questo qui? No, mi fa schifo il gigante Globin. Poi ovviamente fanno queste offerte ridicole, che devi, il primo è gratis e poi 1 miliardo di, cioè questo qui costa 18 milioni di euro, ma va bene, non ci lamentiamo. Allora, quindi una partita l'abbiamo vinta, il mazzo io direi che non lo dobbiamo cambiare, ci troviamo benissimo, però vi dicevo, ho iniziato a fare questi video perché vorrei trovare un modo semplice, cioè semplice alla fine. Non è che è difficile, io sto giocando, gioco sempre. Un modo semplice per fare un video un po' più lungo. Magari ne faccio uno al giorno quando torno dal lavoro. Faccio sempre anche i video dei gattini, Però mi piacerebbe fare qualcosa di più lungo sul canale perché uno porta molti, 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 ma molti più soldi e amici, io bene, benissimo, però. Ricordatevi sempre che l'unico obiettivo della vita sono i soldi, mi dispiace dirvelo. Due, niente, a me piace giocare, quindi perché no? Tanto ci giocherei comunque, non mi costa nulla giocare mentre chiacchiero. Vi ho tolto il suono sotto perché secondo me è super, distrae un botto, secondo me è meglio così con, senza suono. Però comunque, niente, questo youtuber americano che seguo, americano, canadese, non so dove, comunque americano va bene, anche se è canadese, e parla tanto, chiacchiera di cose a caso, quindi niente, posso chiacchierare anch'io di cose a caso se volete, di cosa vi parlo, niente, della vita. La vita è una tristezza perché la cosa più triste che mi è successa nella vita oggi è che mi ha tagliato, cioè, in realtà è colpa mia perché gliel'ho detto io al barbiere, però mi ha tagliato i capelli, ripeto, colpa mia perché gliel'ho detto io, troppo corti perché ogni tanto mi prende lo schiripizzo di fare, mi taglio i capelli corti, ma quando in realtà io odio i capelli corti. Infatti, non so se qualcuno aveva già visto la mia faccia, ma io ho sempre i capelli non lunghissimi, però mediamente lunghi. Poi, niente, un'altra cosa bruttissima della vita è che io non ho il condizionatore in casa, perché mi sono comprato una casa, ma devo fare ancora i lavori e uno dei lavori che appunto è mettere il condizionatore. E per registrare il video io ho dovuto spengere il ventilatore che è lì, perché sennò sentivate per tutto il video. Quindi niente, sto morendo di caldo perché è luglio e ci sono 97 gradi. Ora questo qui lo uccidiamo. Ma è incredibile come la carta, la cera pirotecnica la usano tutti. C'ha un use rate credo del 8000. Oh, qui ragazzi comunque siamo messi abbastanza male. Ora lui, vedete, non è molto ottimale questa situazione. Non mi stavo concentrando e mi sa che bisogna concentrarsi un attimo. Concentriamoci un secondo perché sennò qui ragazzi potrebbe finire molto male. 20 secondi, 20 secondi, vediamo se ce la facciamo. 20 secondi. Anzi, non è vediamo se ce la facciamo, ce la dobbiamo fare, sennò che figura c'è. Subito inizia il video. Perso. Dai, 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 salta, 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 salta. Io odio questi mazzi con tutte queste cartine inutili. Che mi fanno sclerare i tizi. Ma niente, va bene, comunque è l'inizio. Ci sta. Ci dobbiamo abituare ad avere le carte di livello basso. Non vi preoccupate perché sono abituato ad averci a livello 15, che fanno una certa quantità di danno. Quindi in realtà sono a livello 11. Ma poi l'ho messa. Sì, io avevo anche lei, la mitica duchessa a livello 15, ma poi l'hanno resa inutilizzabile completamente. E quindi ho deciso di tornare indietro alla principessa perché veramente c'è. Cioè, ho capito che era troppo forte, ho capito che era. Però secondo me, scusate, allora, se sì. Il mio discorso è questo. Adesso lei non è. Prima era la più forte, la duchessa, no? È uscita, vabbè, era fortissima, indistruttibile, era la più forte, ma è giusto perché è una leggendaria, cioè nel senso non è. Poi soprattutto secondo me questa cosa delle truppe è strana, perché non è come tot carte, perché. Se fai tot carte, tipo fai. Attenzione, attenzione, qui c'è del problema. Stavo parlando, ma c'è del problema. C'è del problema gravissimo. Ok, dicevo. Se fai la truppa delle torri, secondo me. Wow, vabbè. Cioè, spammiamo io questa qui. Il cosino. Io ho anche tirato il pecca per sbaglio.
Comunque dicevo, secondo me, allora, se stai facendo la carta nuova, ci sta che tu la, che ne so, ne fai uscire una che è forte uguale al P.E.K.K.A., no? Però, cioè, a meno che tu non le faccia identicamente, cioè fai tipo la duchessa che è identicamente uguale alla cosa, alla principessa, cioè è ovvio che per alcune cose deve essere più. Non so se mi sto spiegando perché non so parlare in realtà. Praticamente quello che voglio dire è che, essendo la duchessa una leggendaria, secondo me ci stava che era un po' più forte. Tipo adesso, no? Sono tornati indietro. Adesso la principessa è di nuovo più forte. Ma che senso ha? Cioè, non ha senso perché così tutti sono ritornati a usare la principessa e nessuno usa più la duchessa. Sì, qualcuno ancora è rimasto indietro perché giustamente l'ha maxata, magari l'ha portata a livello 8 miliardi, quindi dice, vabbè, io l'ho maxata, la voglio mantenere a livello 15, quindi intanto vinciamo, distruggiamo tutto. Ma quello che dico io è, cioè, adesso siamo tutti tornati indietro e quindi adesso teoricamente andrebbe nerfata la principessa, però che senso ha? Se no così non finisci mai, cioè fai sempre un tun 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 tun, nerfa di qua, nerfa di là. Ci dovrebbe essere un equilibrio, o magari lo raggiungeranno aggiungendone altro, però così di sicuro la duchessa è inutilizzabile. Infatti, cioè, non ha senso far passare una carta dal 100% di utilizzo, perché la usavano tutti, farla passare allo 0%, perché adesso in competitiva o anche, ma vedete, anche già a questi livelli non la usa già più nessuno, cioè è imbarazzante la situazione. Cioè, fare una carta che prima è iperforte, e poi la fai diventare uno schifo, poi te ne rendi conto e quindi la fai ridiventare iperforte. Fanno sempre così, vabbè, però comunque ci sta alla fine. Io qui, ragazzi, ho fatto un gravissimo errore. Lo sapete qual è il gravissimo errore? Scordarsi del peccone, perché mentre parlavo, niente, mi sono concentrato di là e il peccone mi è arrivato e mi ha distrutto la torre. E tra l'altro mi farà anche 1 miliardo di danno. Boh, ottimo, ottimo. Ho fatto un ottimo lavoro, ma proprio fantastico. Però comunque, niente, la mia vita, niente, io lavoro, sono triste, lavoro tutti i giorni della mia vita. Niente, è entrata un attimo la mia ragazza qui, ragazzi, stiamo arrivando a livelli tristissimi. Ce la facciamo con il P.E.K.K.A. di Sghiribizzo, ma solo perché lui è molto scarso, però non lo so. Comunque dicevo, niente, la mia vita è triste. Molto triste, non succede niente, lavoro, faccio gatti e la mia vita è diventata questo, lavorare e fare, vabbè, ma questo qui che evoluzione usa? Del 1500, ma sei rimasto un po' indietro, amico mio. Poi mi usi l'evoluzione tutta nuova e poi usi il coso Goblin lì. Comunque, niente, amici, io se volete un consiglio della vita, trovate qualcosa che vi piace da fare perché sennò a 26 anni vi sparate. Perché non ha senso se no. Vabbè, ma questo qui, ma ce l'ha. Oh, vi giuro, non ho mai visto che l'ha tirato il go. Cioè, talmente inutile come carta che mi sono reso conto. Oddio, 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 inaspettato, non me lo ricordavo che era così, quello è voluto. Dicevo, talmente inutile come carta che lui l'ha tirato 2 volte e io non me ne sono neanche accorto. Comunque niente, questo qui ha perso malissimo. Ora lo distruggiamo un attimo. Lo distruggiamo un secondo perché adesso già gli tiriamo un altro peccone qui. Niente, poi secondo me i prossimi video, ve l'ho detto, la serie di adesso sarà salire su in questo coso, però no, una disgrazia, l'evoluzione di quella lì, la Goblin, la maledizione Goblin è una carta odiosissima. Magari se lei, visto? Oddio, ottimo lavoro, direi un ottimo, ottimo lavoro. Niente, vi dicevo, io ho provato a fare questi video, ditemi se vi piacciono e se non vi piacciono li farò comunque perché tanto mi annoio nella vita e qualcosa devo fare. Niente, ci vediamo al prossimo video.